Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra serie tutorial sul Manor Lords e parliamo delle famiglie e della popolazione, perché sembra la stessa cosa, ma non lo è affatto. Intanto carichiamo il nostro salvataggio, uno qualunque, e quello della partita in live che sto facendo. Ci rivediamo intanto fra pochissimo, che vi lascio alla intro e buona visione. Rieccoci, ricordo come sempre per estrema trasparenza che è sempre in early access, sempre nella stessa versione che avete visto all'inizio, questa è la 07955, quindi anche se è possibile che non cambi tantissimo, quantomeno su questo video, invece potrebbe cambiare comunque in generale su anche altri, quindi vi ricordo che questa serie è attualmente sistemata su questa versione sull'early access, quindi tutto potrebbe cambiare e soprattutto che non sono certo ancora un esperto del gioco, visto che è da poco che è uscito. Comunque, oggi vi do una mano, se ce la faccio ovviamente, su quello che sono le popolazioni, le persone e le famiglie. Quindi andiamo a parlare intanto della differenza tra famiglie e persone, perché è la cosa più importante ed è una cosa che ho visto fare un po' di confusione sul Facebook di Manor Lords. Su Manor Lords ci sono due unità per contare la popolazione. Uno è proprio il numero di persone, che sono queste attualmente 95, e le famiglie che sono invece attualmente 30, sono la somma come vedete, delle famiglie che sono qua, dei vari livelli. Sono suddivise per livello sulla base del livello delle case, dei bourgage, e noi attualmente abbiamo 10 famiglie di livello 1 che comprendono 30 persone, di cui 20 uomini e 10 signorine, 14 famiglie di livello 2, tra cui 28 uomini e 14 signorine, e 6 famiglie di livello 3, tra cui 13 uomini e 5 signorine, più 5 retinue. Ma quello che noi interessa non è tanto come sono composte, ma qual è la differenza sostanziale tra le due unità, chiamiamole così, unità di misura. La popolazione è il numero effettivo di persone che abitano in questo villaggio. Le famiglie invece sono ovviamente il numero di famiglie. E direte, cosa cambia? Cambia perché in ogni lavoro, in ogni struttura, voi andrete ad assegnare una famiglia, non una persona. Quindi vuol dire che se questa famiglia è composta da tre persone, o meglio, aspetta, andiamo a vedere una casa. Sì. Tre persone, tra cui Bartolmes, che nome di merda, Maddalena e Thomas. Tutte queste tre famiglie lavoreranno all'interno della. Tutte queste tre persone lavoreranno all'interno della struttura, perché voi assegnerete una famiglia. Come vedete, infatti, al magazzino grande lavorano tre persone, Nickel, Conrad e Agnes. E questi tre vivono. Boh. Clicchiamo sulla casa, andiamo a vedere. C'è Nickel, Conrad e Agnes. E queste tre persone, tutte e tre faranno il magazziniere, tutte e tre andranno a lavorare. Se clicchiamo sulla persona, infatti, cercando di spostare un po' questo, lo vediamo qua intento col suo carrettino a lavorare, a trasportare, e vedrete anche i punti, no? Vedete il punto di interesse che va dalla casa verso di lui e dalla casa verso il magazzino grande e verso poi. Vabbè, questa è l'altra persona della famiglia residente nella stessa casa, però va comunque al magazzino, perché attualmente evidentemente c'è qualcuno qua al magazzino, però lui lavorerà qui, ma non solo lui, ci lavorerà anche tutta la sua famiglia, quindi valutate e ricordate bene che ogni famiglia lavora all'interno di un edificio e non ogni persona, quindi quello è un fattore molto importante perché voi dovete contare il numero di famiglie e assegnare la famiglia sulla base anche sia del tragitto casa-lavoro, ma anche del numero di persone, perché se avete 53 di legname ed è continua ad aumentare, magari alla segheria gli assegnate una famiglia un po' più piccola. Quindi
con magari due persone attualmente, non con tre persone, perché questo magari vi permette di avere un, diciamo, una minore efficienza, è vero, ma in un lavoro che vi serve un pochino meno, e poi invece su magari il tessitore che vi serve a manetta, gli è andata ad assegnare una famiglia con tre persone. Ora, poi è vero che la maggior parte ha tutte e tre persone, perché probabilmente così è strutturato con marito, moglie e figlio, però è anche vero che all'inizio vi si trasferisce una persona sola e poi porta la sua famiglia all'interno. Sì, qua attualmente lo tutte e tre. Quindi magari anche all'inizio è possibile andare ad assegnare una famiglia che vi interessa un pochino di più. O quantomeno valutate anche il tragitto, perché una famiglia qui che lavora al magazzino e una famiglia qui che lavora a questo, che vabbè, questo è un burgage, ma che lavora qui al campo di caccia, magari li potete invertire, mettete questa famiglia qui che lavora al campo di caccia e una famiglia qui che lavora al magazzino, fa molta meno strada tra casa e lavoro e lavorerà anche in maniera molto più efficiente. Ovviamente questo è un andare a vedere il pelo nell'uovo, non vuol dire che dovete giocare così, però su cittadine molto grandi, un occhio glielo si potrebbe anche dare, soprattutto se siete poi un po' in crisi. Ecco, se non lo siete, ben venga, continuate come volete. Quindi abbiamo visto come si assegna bene o male il numero di famiglie, ok? Come si assegnano anche, cioè quanto può essere anche l'efficienza per il numero delle famiglie, quindi dipende anche dalla persona, dalle persone e dalla distanza. Per farvi anche solo un esempio, qua abbiamo un campo, è un bel po' distante, ok, una fattoria attualmente di una persona, però questa fattoria qui l'abbiamo arato, ecco, abbiamo arato questo terreno e venivano tre famiglie insieme a lavorare. Ora magari si possono costruire due o tre case qua vicino per darle a questo gruppo di produzione in modo che non facciano 180.000 km per arrivare qui. Questo potrebbe essere un buon modo per migliorare anche l'efficienza di queste zone, magari con tanto bisogno di manodopera. Ricordatevi anche delle cose molto importanti, ovvero ogni famiglia, cioè ogni casa, chiedo scusa, ogni casa, ogni bourgage vi consuma uno di cibo e uno di combustibile, d'inverno due di combustibile al mese. Cosa vuol dire? Che se voi ampliate la casa e la fate con l'estensione, quindi in questo modo, prendiamo questo spazio qua. Voi fate una bella casa grande, ok? Così con l'estensione, queste due case e le ampliate, queste case comunque consumeranno uno di cibo e uno di combustibile o due di combustibile d'inverno al mese, anche se c'è un'estensione per la famiglia in più, così mi risulta. Poi devo effettivamente andarla a verificare questa cosa, ma dovrebbe essere così. Lo stesso il burgage di livello 3, che ampliandolo consente l'aggiunta di una famiglia in più. Infatti vedete che qua ci sono quattro famiglie possibili. Noi abbiamo attualmente 30 famiglie su 37 spazi abitabili, perché qua abbiamo appena ampliato questo burgage a livello 2, a livello 3, e raddoppia il numero di persone, quindi di famiglie. Quindi abbiamo fino a quattro famiglie possibili residenti. Tutte queste quattro famiglie consumeranno uno di cibo e uno di combustibile al mese o due di combustibile d'inverno. Quindi è un modo per ottimizzare anche il consumo di cibo e il consumo di combustibile, perché con uno di cibo ci sfamate quattro famiglie, con uno o due di combustibile ci riscaldate quattro famiglie. Ovvio che questo è un'arma a doppio taglio. Un'arma a doppio taglio perché qua siete obbligati a non fare estensioni dell'artigiano, perché andreste a perdere un sacco di efficienza. Mi spiego meglio. L'estensione, tipo questa del sarto, va su tutto l'appezzamento, tutta l'abitazione. Ok? Quindi cosa vuol dire? Che se qua avete ampliato per una seconda casa, come ho fatto effettivamente qui, e questo è stato un errore, andate a vedere che tutte e due le famiglie residenti sono sarti. Quindi se noi andiamo su Sir Bush e le andiamo a vedere il suo lavoro, dov'è Arcavac dentro,
Lui è sarto, ma lo è anche la famiglia di qua, Fritz, Peter e Gretlane. Ok? Quindi, se non vi serve che effettivamente ci vaia troppe persone, bisogna fare case singole per le espansioni, per gli, diciamo, gli aggiornamenti, le estensioni delle botteghe, ecco. In questo modo una famiglia sola andrà a fare il calzolaio, una famiglia sola andrà a lavorare a fare il pane, una famiglia sola andrà a fare la birra. In questo modo si va effettivamente a rendere più efficiente perché si va a utilizzare meno famiglie, cioè a perdere meno famiglie perché loro, come sapete, non andranno a fare altri lavori. La famiglia qua, Thomas, Margaret e Albrecht, non andrà a fare altre cose, lavorerà solo nella birreria, nell'estensione della sua abitazione. Il che vuol dire che perderemo una famiglia tra queste lavoratrici, perché risulterà sempre con incarico. In questo modo, se voi per esempio date un'estensione a questo borghese di livello 3 che abbiamo visto prima, gli diamo fabbricante di frecce, per esempio, tutte e quattro le famiglie, attualmente ce n'è due, ma quando sarà pieno tutte e quattro le famiglie andranno a fare il fabbricante di frecce. Che mi sembra un tantino esagerato, ecco. Quindi valutate bene quali volete ampliare a livello 3, quali volete ampliare con la casa aggiuntiva, con lo spazio aggiuntivo, e quali invece volete sfruttare diversamente. Aggiungo un'altra piccola cosa, sempre nella strategia della gestione delle case. È meglio, anche qui ho fatto un po' di errori, ma ovviamente questa è stata la prima partita che ho fatto, quindi sono stati anche un po' di tentativi. È meglio quando fate case piccoline, quindi tipo come questa. Okay, se la girassimo così, case piccoline con o senza spazio abitativo è irrilevante, ma con poco orto, a quel punto sarebbe meglio fargli l'estensione del pollaio o delle capre, perché queste non vanno a aumentare la loro efficienza sulla base dello spazio disponibile. Diverso è il discorso se invece volete fare un orto. Allora a quel punto un orto o un meleto sarebbe meglio, gira, farlo con un bel giardino grande, volendo anche con l'estensione. In questo modo tutte e due le famiglie andranno a arare il campo, ma vi forniranno sia il meleto che l'orto, più produzione sulla base di quanto è l'estensione del giardino. Quindi volendo, sempre in ottica ottimizzazione, cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare una zona più centrale con case più piccoline, più attaccate, con magari l'estensione del pollaio, e case un pochettino più distanti, no? Oppure comunque una zona con case più grandi, con un gran giardino, e a quel punto si fa un bell'orto, come abbiamo fatto qui, che produca un bel po' e che venga arato. Facciamolo partire, vediamo se ci va a lavorare. In questo modo vi vanno a lavorare su questo orticello due famiglie, ma questa sarà una buona produzione di cibo, mentre chiaramente farlo fare qua il meleto, qua l'orto, non è servito una sega, perché è un orticello piccolissimo, mentre qua è un orto già molto più grande che produrrà molto più cibo. Occhio a non farli troppo grandi, perché poi le due famiglie non riusciranno ad ararlo in tempo e quindi si perderà un po' di ottimizzazione. Ora, anche questo non muore nessuno, però se lo fate a proposito, apposta per quello, cercate di farlo con un minimo di senso. Ecco, magari, come ho detto, mettiamo il pollaio e le caprette direttamente nelle case più piccole, in questo modo non si va a perdere l'efficienza, e andiamo a spostare poi in case invece più grandi questo orto, per ora non ci vanno a lavorare. Volevo farvi vedere che lo aravano, ma fa lo stesso, forse perché è d'inverno, giustamente. In questo modo si va ad ottimizzare anche questa parte qui, sulla produzione del cibo. Cos'altro? Ricordatevi che all'inizio costa fare l'estensione, quindi cercate di sfruttarlo bene e di non doverlo
cambiare successivamente perché ricosta di nuovo, quindi vedete, valutate, diciamo, dove fare l'estensione, quale estensione fare, e fate un minimo di previsione, no? Di previdenza su come voler ampliare la cittadina, su come volerla definire. Per esempio, faccio sempre esempi, qua all'inizio abbiamo fatto queste casette piccole, col senno di poi l'ideale era tutte queste farci pollai e caprette, o lasciarle eventualmente senza estensione, vuote, senza anche la, come si chiama, senza l'ampliamento, in modo così da fare poi queste case qua, queste estensioni delle professioni, degli artigiani, delle botteghe. Questi, per esempio, le abbiamo costruite dopo ed effettivamente le abbiamo fatte senza la doppia casa. In questo modo ogni bottega aveva la sua famiglia a lavorare. Invece questa è stato un errore, abbiamo fatto una famiglia, sbagliato, non è questa, una casa con l'ampliamento, quindi con due abitazioni, e tutte e due fanno il sarto, che non ci serve così tanto. Come ripeto, in realtà potete giocare come vi pare, questo è solo un modo per valutare un'efficienza, provare a lavorarci e a non fare, diciamo, errori un po' più grossolani. Ecco, se mettete quattro famiglie a fare il calzolaio e non vi serve il sarto, magari queste quattro famiglie metteteci dell'altro, ecco. E magari fate delle case singole per fare poi le varie professioni, sono anche un po' più carine perché rimangono un po' più staccate. Valutate un pochettino voi, però questa, diciamo, è la base. Sull'inizio direi che, se posso darvi un consiglio su come iniziare, io consiglierei di fare una prima filetta di case un po' più riavvicinate come queste, senza magari andare a fare case troppo grandi. In questo modo gli andate a mettere un po' di polli, un po' di caprette, e poi create una zona un pochettino più fuori con degli orti un po' più belli, un po' più grandi. Mi sembra, diciamo, che sia un pochettino più simile realistico, dove avere un centro cittadino con le case un po' più attaccate, quasi delle casette a schiera come queste. Vedete che praticamente si sono attaccate. E poi avere una zona invece un pochettino più esterna con dei campi un po' più grandi, e non un grande campo in mezzo al centro della città. Però tutto è valutabile, ovviamente, dipende come vi piace, e soprattutto non lasciate frenare la vostra fantasia, la vostra voglia di sperimentare. È un gioco, comunque, soprattutto in questa modalità costruzione, non particolarmente complicato, e quindi dà molto spazio alla vostra fantasia, alla costruzione della vostra città, all'estetica. Quindi lavorate molto su questa cosa qua, perché la cittadina non deve essere solo funzionale, ma deve anche piacervi. Deve essere bella da vedere. Deve essere bella da vedere, scusate, e deve essere piacevole anche da giocare. Come sempre, vi rimando poi al prossimo video. Grazie per aver visto questo. Commentate qua sotto se volete consigliarmi se ho fatto qualche errore, e soprattutto se volete che continui questa serie tutorial, perché a me sta piacendo molto. Però, come sempre, tutto si valuterà sulla base anche dell'impatto che ha verso di voi: visualizzazioni, mi piace, commenti. Quindi, se volete sostenere il canale in maniera totalmente gratuita, guardate altri video, consigliateli, mettete mi piace e commentate. Grazie e alla prossima. Ciao ciao.